Ancora nelle ire della Presidente, siamo in ritardo di un quarto d'ora rispetto al suo ukaze. Inviterei al tavolo anche Paolo Della Corte e Silvana Goldman, si parva Licet. A quanto pare no. Va bene, allora comunque approfitto della sua assenza per dare inizio alla seduta di quest'ultima sessione con un intervento di Ricciarda Ricorda dedicato all'attività giornalistica della Corte e in particolare a Della Corte elzevirista. Prego. Grazie. Commentando in un intervento del 1982 sul Gazzettino le caratteristiche del giornalismo televisivo rispetto a quelle della carta stampata, Della Corte fissa alcune preziose riflessioni sulla scrittura e non solo giornalistica. Cito: «Ho sempre amato la parola, le sue bizzarre inquietudini, le sue abbaccinanti illusioni, sì, ma anche spesso la consapevolezza che è l'unico strumento, per quanto approssimato, capace di esprimere più di un'immagine, un'idea complessa. Ci sono tanti modi di usarla, questa benedetta parola, ma direi che forse è la parola più sfuggevole, che dovrebbe invece dare il risultato più preciso al servizio di una pur contraddittoria realtà, è la parola giornalistica. Quella che impegna la tua coscienza di comunicante. Se ti addentri nella stesura di un romanzo, puoi in fondo piegare il discorso dalla parte che ti sta meglio. Ma la parola legata alla notizia dovrebbe essere intrepidamente solitaria, sfidare ogni possibile ambiguità, porsi come l'unica che potevi dire. Dopo aver ricordato la propria militanza pluriennale nel giornalismo scritto, un taccuino, un abiro e via, lo scrittore, per parte sua, conferma di essersi cimentato in tale impresa, facendo i conti con se stesso, con la propria capacità di esprimere ciò che aveva visto. Conti che tutto sommato spesso tornavano, cito dal medesimo articolo, Il lupo solitario del Gazzettino 82. Se la compiacenza può essere del giornalista, ebbene qualche volta confesso che la provai. E non importavano gli argomenti trattati, grandi o meno, quanto l'essere riuscito a trasferirli con sufficiente limpidezza sulla pagina. A verificare il raggiungimento di tale meta rimangono centinaia di articoli, distesi in un arco di tempo assai cospicuo. Infatti, come è noto ed è stato già ricordato più volte, lo spettro delle collaborazioni giornalistiche di Carlo Della Corte è stato molto ampio, affiancando le sue diverse attività e investendo sia quotidiane che riviste di varie impostazioni, tanto letterarie quanto di attualità. Si tratta dunque di un settore della sua attività fino ad ora poco studiato, anche per la non agevole reperibilità dei materiali. Il fondo, ora depositato presso il CISVE, è anche per questo ambito prezioso, perché consente di consultare, perfettamente inventariati e ordinati, centinaia di ritagli. Sarà dunque possibile approfondire la ricerca in questo settore della sua produzione, che tra l'altro solo in piccolissima parte, a differenza di quanto è avvenuto per molti altri scrittori del Novecento italiano, solo in piccolissima parte è stata riunita e riproposta in volume. Sarà molto interessante ricostruirne il quadro completo, che si estende dalla situazione al contemporaneo, dalla fiera letteraria al mondo, da nuova corrente a questo e altro, e che spazia anche in un'ampia gamma di quotidiani, sia veneti, Gazzettino Nuova Venezia, che nazionali, La Stampa, La Gazzetta del Popolo, oltre poi anche a molte altre testate e anche periodici che qui non riusciamo a ricordare. Anzi, in questa sede dovrò limitarmi a analizzarne un piccolo segmento, sperando però che possa risultare comunque un campione indicativo di alcune delle linee della sua scrittura giornalistica. La scelta è caduta sull'area degli Elzeviri e in particolare su una rubrica che con il titolo Giorni e persone compare sul Gazzettino tra il 1977 e il 1984, dunque una rubrica longeva che si articola in circa 120 pezzi. La collaborazione al quotidiano Veneto in questo periodo si interseca con quella ad altri due giornali, tra cui, più frequentemente, ma però in modo più saltuario, con La Stampa e anche con altri poi settimanali, per esempio l'Europeo, come si ricordava questa mattina.
Nel 1985 della Corte passerà alla Nuova Venezia, da poco fondata, per tornare al Gazzettino alla fine del 1988, dove inaugurerà una nuova rubrica dal significativo titolo Via di Scampo, che terrà fino al 1994, anche qui per un totale di più di 130 pezzi. Il periodo a cui appartengono gli articoli di Giorni e Persone è denso di attività e impegni. Sono gli anni in cui Dalle Corti lavora, come è stato ricordato, alla RAI come redattore, ha concluso da poco gli studi universitari laureandosi in lettere e pubblica la tesi di laurea, di cui ci ha parlato questa mattina Eugenio Burgio, sulla figura della donna nel fumetto, nel volume Lo specchio obliquo, in collaborazione con il suo relatore Giuseppe Mazzariol nel 78. È attivo nel campo della narrativa, infatti appartengono a questo periodo Cuor di padrone, che esce nel 77, e Grida dal palazzo d'inverno nell'80. Non mancano elementi di continuità con questa produzione, con il riproporsi di tematiche e nuclei di riflessione che trovano spazio anche nei romanzi, sia del passato ma anche con quelli che verranno pubblicati in seguito. A questo proposito si può rilevare nella rubrica in esame una grande ricchezza di spunti e di materiali diversificati, ma nello stesso tempo è possibile riscontrare la presenza di alcuni fili rossi che tessono una trama dotata di una sua compattezza e riconoscibilità, anche sul piano della scrittura, sempre attenta e precisa secondo gli auspici che abbiamo letto l'autore faceva per il giornalista nella citazione ricordata all'inizio. Non a caso sarà proprio una parte di questi testi, quasi un terzo, circa 45, ad essere raccolti in volume nel 1987 a costituire il libro Sul piede di casa. I pezzi di Giorni e Persone sono collocati, come è naturale, in terza pagina, ma in posizioni diverse. A volte occupano lo spazio canonico dell'Elzeviro, l'articolo di apertura a sinistra, a volte invece altri spazi, che possono essere anche delimitati all'interno di un box. Anche la dimensione è variabile, può estendersi per due o tre colonne a tutta pagina oppure ritagliare sezioni più limitate. L'impressione è che comunque la forma breve si addica molto, questa forma breve si addica alla scrittura di Della Corte, sempre in questi scritti assai ben calibrata. Molto varia risulta la tipologia a cui gli articoli possono essere riportati. Un gruppo abbastanza sostanzioso investe problematiche di ordine letterarie legate al mondo dei libri. Alcuni pezzi hanno al centro argomenti di costume che però più frequentemente sono recuperati con altra modalità narrativa, ovvero sono evocati in riferimento a ritratti o tipi la cui storia consente allo scrittore di affrontare situazioni, tic, difficoltà, caratteristiche della contemporaneità. Alcuni di questi personaggi sono reali, ma nella maggior parte dei casi sembrano piuttosto rifarsi al modello del carattere alla La Bruyère, nella misura in cui parlano della condizione dell'uomo del tempo in tono spesso satirico e critico nei confronti della contemporaneità. Ancora si trovano racconti declinati su uno sfondo storico, per lo più si tratta degli anni delle guerre, la seconda ma anche qualche riferimento alla prima, e del fascismo. In questi racconti è possibile spesso avvertire una vena autobiografica, ma in qualche caso invece a dominare una componente fantastica. Si tratta nel complesso di una scrittura che declina i grandi modelli della tradizione dell'Elzeviro secondo una prospettiva personale e originale. Significativo in proposito un pezzo del 77, il titolo è Elogio dell'Osteria, il cui incipit sembra avviare un classico Elzeviro di marca rondista, alla Baldini, costruito con materiali ben noti, cito: c'erano ingredienti classici, una pergola, un gatto sotto la pergola, un raggio di sole, un osto facondo ma con modestia, un vino rubizzo cinerino, tavoli un po' sghembi, magari una coppia variamente assortita. Questa impostazione è anche riportata alla sua matrice storica di Via d'Uscita, per quanti non volevano elogiare, sono parole Della Corte, Orbaci e Legioni. Subito però il discorso si sposta al presente, in cui l'osteria è diventata una sorta di elemento archeologico, anche laddove, come a Venezia, è sopravvissuta, ma stenta a sottrarsi ai colpi bassi di turisti assettati di bibitacce straniere e pizze pseudo-napoletane. Anche queste parole le avrete riconosciute se non è Della Corte. Eppure qualcuna in via traverse, magari anche in terraferme a Treviso,
è sopravvissuta. Lo scrittore ne ricorda alcune frequentate da Arturo Martini e da Comisso. Ed è stata una fortuna perché, cito, la civiltà dell'osteria non è schizzinoseria da intellettuali, ma il rapinoso simbolo di un modo di essere che vorremmo eterno. A essere messi in evidenza in questo scritto due elementi destinati a ritornare in molti altri, e del resto appunto fanno parte anche della scrittura, ma anche dei romanzi, l'abbiamo già sentito, della Corte. Da un lato si tratta della denuncia di un turismo pervasivo che sta stravolgendo già negli anni tra 70 e 80 i connotati della città lagunare, ma anche della terraferma. L'altro elemento è il richiamo alla difesa di valori che appaiono minacciati nella contemporaneità, ed è un richiamo che il ricorso al tasto dell'autironia mette al riparo sempre dai rischi della retorica. Persone e luoghi sono colti in una fase di accelerato cambiamento, di trapasso, destinati a ingenerare un disagio individuale a cui le figure messe in scena nei vari articoli rispondono secondo originali prospettive esistenziali. Per quanto riguarda il Marissere per la trasformazione del paesaggio lagunare, questo si infiltra, per quanto riguarda il primo aspetto, il Marissere per la trasformazione del paesaggio lagunare si infiltra in vari pezzi. In qualche caso è il tema principale, ad esempio in I 100 villaggi, un articolo del maggio dell'81, che alludono alla frazionata dimensione di una Venezia i cui abitanti, per evitare l'affollamento degli eserciti invasori e dei turisti, cessano di spostarsi, si rinchiudono in casa o sotto casa, a costituire una serie di microvillaggi ove le ore si consumano in una pigrizia letargica e abominevole, in attesa dello spettacolo serale, imbullonati in casa davanti al video. Il quadro della città su cui si apre il prezzo è particolarmente forte e mi pare insomma delinei quella topografia alternativa di Venezia di cui si è già più volte parlato. Cito: quantunque sempre più ridondante di colori e di manifeste attrazioni da grande emporio internazionale, la città soffriva di anoressia, respirava male, se ne stava stesa sul suo letto di acqua, piena di spurchi più o meno visibili. Soffriva di malanni pervicaci e ormai quasi incurabili. Quella che era stata la sua lingua, dolcissima e spagnolesca, ma più tesa alla sodezza ragionativa, insomma buona da ambasciatori, eleganti finché si vuole, ma capaci di dire pane al pane, ora si era meticciata in un povero alfabeto dei villani scopiazzato dagli erratici visitatori d'ogni paese, e quindi era diventata babelica, ma anche basica. La sua gastronomia era svilita in robettucole che potevi ingollare in Lapponia come a New York o a Nairobi. Soprattutto quei due guanciali di pane che strizzavano materiali spuri, oppure quel crostolo imbrattato di pomodoro e altre amenità che a Piedigrotta aveva conosciuto orgogliosi e veraci momenti di genuina e succolenta tradizione. Ammainate le antiche insegne delle malvasie, calavano le serrande, si rialzavano, offrivano formiche e legni tirati a lustro, proprio sotto casa di ciascuno. È un processo che non riguarda solo Venezia, a cui vengono dedicati altri pezzi altrettanti castici, per esempio quello in cui si immagina il ritorno del Doge, una città che si è ribellata, è autonoma, che si è di nuovo lanciata nel campo del commercio, grazie anche a un accordo con l'OPEC, che ha portato la mezzaluna a sventolare in piazza San Marco. Oppure si tratta del Lido, fatto oggetto di analoghe analisi. Si inserisce poi questa, appunto, queste prospettive si inseriscono nella più vasta ed epocale trasformazione che ha investito il villaggio globale, che dalla Corte affronta anche nelle sue dimensioni appunto mondiali, ma ne denuncia nello stesso tempo l'invadenza nella vita dei singoli. Lo si può verificare in quegli articoli che, si è detto, ruotano intorno a un tipo, un carattere. Il personaggio messo in scena, sperimentato il disagio della vita contemporanea, può trovare una sua originale via di uscita. Così il 48enne avvocato di buon nome Fabbro Boni, scapolo impenitente per tenace volontà di indipendenza, all'improvviso si rende conto di essere in realtà inchiodato a infiniti ceppi e inizia a liberarsi di tutto quello che gli pare sia per lui un legame, dalla cravatta all'imposto tributo all'eleganza, dal lavoro alle terre che possiede, fino all'appartamento in cui vive, a tutti i documenti che lo identificano. Novello Mattia Pascal scompare dalla città,
ma a differenza del personaggio pirandelliano, in quella condizione di totale assenza di legami, anche sul piano dei documenti e in quella condizione di povertà, trova una sua strana felicità. Così infatti si chiama l'articolo in cui si tratteggia questo personaggio. In un altro pezzo lo scrittore, turbato dalla polemica tra intellettuali impegnati, disimpegnati e equidistanti tra lo Stato e i suoi avversori, siamo negli anni di piombo, 1978, decide di rendere concreta la propria scelta dell'equidistanza, non sbandierandola ai 420, ma liberandosi della propria biblioteca e sostituendo a Lévi-Strauss, Desmond Morris, Fromm, Lacan, Voltaire e il professor Freud, Verne, Salgari, Carolina Invernizio. Meglio evitare invece Dracula di Bram Stoker, troppo saturo di simbologie, è una citazione. Che però situazioni di questo tipo non siano del tutto percorribili, ma al contrario possono addirittura portare alla rovina, è suggerito da altri pezzi. Così il giovane poeta di Pronto chi non parla, che insofferente dei troppi contatti telefonici cui lo costringe la quasi celebrità raggiunta, qui leggiamo dei riferimenti autobiografici anche in base a quello che ci è stato appunto detto in precedente relazione, dicevo insofferente di questi contatti telefonici, decide di staccare la spina. Finisce però in una condizione irreversibile di isolamento, in un silenzio umido, sudaticcio, catacombale, triste e solo. O analogamente tre artisti che si illudono di sottrarsi alla pressione dei mass media, ai rituali del grande villaggio, in un pezzo dell'81, chiudendosi nella casa di uno di loro a scrivere, dipingere, fare musica senza mai preoccuparsi di pubblicare alcunché, vedono però la loro non volontà di farsi udire divenire incapacità, che alla fine diventa talmente insopportabile da spingerli al suicidio. Non a tutti, insomma, è dato di riuscire a resistere, a opporsi all'andamento delle cose. I toni, segnati spesso da una nota sarcastica, possono farsi drammatici, come avviene anche nel consistente gruppo di articoli in cui emergono ricordi di guerra. Anche in questo ambito i casi possono essere di diverso genere. A volte la storia raccontata finisce drammaticamente, a volte le risorse del singolo hanno la meglio sulla durezza della situazione. Così Andrea Genovassi, che è tornato dalla guerra di Libia con una ferita al polmone, cito, si era immusonito, tutto occhi neri, una faccia triangolata con lo scalpello, le magre spalle insaccate in un cencio di giacca che gli pendeva da tutte le parti, è un articolo del 77 che si chiama La giostra mortale, dicevo, Andrea Genovassi riesce a rifarsi una vita, grazie a una giostra con cui gira il Veneto e riesce anche a trovare una campagna. Una compagna, ma la scoperta dell'amore coincide con quella delle solidarietà che lo porta ad aiutare alcuni soldati italiani e gli costa la vita per mano dei tedeschi. Altrove il giovane che ha imparato a dormire acquattato come una bestia durante il periodo bellico finisce per essere imbovolato dai ricordi e non riuscire più ad adattarsi a dormire in un letto. Si stupisce che per gli altri sia passato tutto, lo sfollamento, la fuga dei bracconieri con la svastica, i lugubri camion. Altri personaggi invece ce lo fanno, ciascuno a suo modo. Il bambino, mandato ogni settimana dopo la militanza da Balilla a portare cibo a due donne anziane e indigenti, scopre così la solidarietà, arriva alle radici dell'uomo. Il quindicenne, che come prima missione da partigiano deve uccidere un fascista, ma fallisce il bersaglio, evita in realtà di colpire un amico con cui aveva molto discusso, ma che poi era finito tra i repubblichini. Sono poi numerosi i racconti in cui si insinua un riferimento, magari immaginare, alla guerra, confermando il peso che l'evento bellico ha avuto nell'immaginario di Della Corte, come del resto evidente anche nei romanzi. Così in Un'amicizia di ferro la protagonista è la bicicletta, un vecchio arnese ancora in gamba con i copertoni lisi, che il padre fornisce al narrante, qui mi pare si sente una vena autobiografica, perché possa reagire al freddo della scuola, priva di legno e di carbone negli anni della guerra. La bicicletta appare circondata, anche in un altro pezzo come in questo, di un'aura d'affetto, che tra l'altro richiama una situazione simile presente nel Prete Bello di Goffredo a Parise. E d'altro canto gli oggetti hanno sempre una forte valenza affettiva anche in altre pagine della Corte. Per esempio, in un articolo, Il trasloco,
il cui protagonista ha deciso di lasciare l'appartamento che era stato dei suoi genitori perché è troppo oberato di cose e di ricordi, non riesce in effetti ad andarsene proprio per il richiamo che gli oggetti esercitano su di lui. I tocchi felici nell'ampio gruppo dei racconti di carattere sono davvero molto numerosi e meriterebbero un esame approfondito, per i quali si rimanda agli atti, così come si rimanda ad una successiva stesura, così un'analisi dello stile e della scrittura di cui qualche saggio abbiamo però potuto sentire. Però ecco, è assolutamente necessario fare qualche riferimento al numeroso gruppo dei pezzi che ruotano intorno a problematiche letterarie. Anche qui due nuclei principali intorno a cui si sviluppa questa tematica. Da un lato i libri e chi se ne occupa, curandone proprio la produzione e vendendoli, dall'altro le persone, gli scrittori, a loro volta presentati secondo una duplice fenomenologia. Possono infatti essere figure in carne e ossa, amici rievocati con ammirazione, con molto affetto, oppure possono essere figure di carta che rappresentano diverse tipologie di intellettuali. Così nel primo ambito si stagliano figure memorabili di librai, tra cui quella reale di Luigi Bonometto, detto Gigetto, venditore di libri usati e dunque dotati di un surplus di valore, per così dire, in quanto sottratti a un rapporto troppo diretto con la cronaca. Gigetto che per anni ha posizionato il suo banchetto a rimbocco di Strada Nuova, pronto ad aiutare uno studente con una biografia, uno scrittore con un volume, un critico con un sussidio bibliografico. Ma i libri devono essere opportunamente assimilati, suggerisce altrove della Corte, perché in caso contrario rischiano di divenire labirinti di carta in cui il lettore è destinato a smarrirsi fino ad esserne travolto come da una irrefrenabile frana. Quanto agli scrittori veri e propri, si trovano nei pezzi di Giorni e Persone a splendidi ritratti in punta di penne. In genere poche ma penetranti parole vengono riservate alle opere, mentre con leggerezza e affetta vengono tratteggiati i modi di essere e attitudini degli autori di volta in volta presentati. Nel bell'articolo dedicato a Calzavara, Visita al poeta, del settembre del 99, il nome dell'autore viene evocato quasi a metà della prima colonna, mentre prima è solo nominato come poeta, ed è sbalzato sullo sfondo agreste della sua villa, intento a lavorare nel grande giardino. Solo nella seconda parte dell'articolo si passa a definirlo forse il maggiore tra i poeti dialettali veneti viventi, impegnato, cito, in un elegantissimo esercizio acrobatico, ma non funambolico, perché ben rincalzato di polputa sostanza, ben radicato in un pensiero e in una visione della vita che non appartengono al mondo un po' troppo ovvio tradizionale del poeta vernacolare medio. Altrettanto felice il ritratto di Mario Stefani in Epigrammi senza veleno del luglio 1981, cito, un ricciolone allegro, ultra quarantenne, ma con lo spirito di un ragazzaccio vorace, facondo, cordiale, ingenuo e poeticamente spietato come Mario Stefani, è difficile trovarne nel campo fin troppo dissodato criticamente della nostra arida poesia contemporanea. Elegiaco e ironico, lirico e prosastico, affronta i temi cari a Sandro Penna in un atticismo greco lambito dallo scirocco di San Marco. Non manca di avanzare garbate riserve. Se infatti sottolinea la grande cultura di Stefani e lo vede dotato di una sorta di spietatezza immaginosa, ne approva l'eccessiva fluvialità e lo invita a frenare la sua giubilante incompetenza. Tutti assai felici i ritratti di personaggi celebri o meno noti che si incontrano nell'articolo della rubrica di altri scrittori e di critici, Giacomo Noventa o Elmato Palmieri, Giansiro Ferrata, Tito Spagnol. Non mancano pittori, Scherer, artigiani artisti del vetro come Egidio Costantini, il vetraio degli Angeli, anche una ammirata Peggy Guggenheim e un creatore di film di immaginazione nostrano, Luigi Berti. Con alcuni profili di scrittore di invenzione, Della Corte mette invece sotto la sua lente critica tendenze della letteratura contemporanea, che non gli appare particolarmente ricca. Lo si può verificare in Non chiedetemi perché, il titolo di un articolo che in realtà è l'invito che un 87enne scrittore di origine armena si immagina rivolga a quanti lo interrogano sulla motivazione che lo spingono a scrivere, cito, scrivo per un inverecondo vizio, così come ci si mette le dita nel naso, si beve un bicchierino in più o si frequentano donne di virtù ridottissime. Non ho proprio niente da dire o da comunicare,
diciamo che caprioleggio, saltabecco tra significanti e significati, e che sono un vecchio caprone della narrativa, che ogni tanto, con metaforiche corna, dà di cozzo nel muro sordastro dei lettori, cercando di ammazzarli a colpi di decibel fatti di aggettivi tumultuanti, come rapide in piena, di avverbi che li sciancano, come fendenti di scimitarra. Il brano si commenta da sé. Ma il vecchio, ci dice l'articolo, non è sempre stato così. Una volta aveva animo, cuore e dita di soavi gentilezza. Il suo vocabolario era sfumato. Non commuoveva però nessuno e, per avere successo, aveva dovuto adeguarsi a quei cialtroni che vedeva usare le parole come sassi fiondati addosso al lettore, fino a diventare, cito ancora, uno svaccato parolaio, un inventore di trame improbabile fino al pubblico oltraggio, sovrapponendo così alla sua prima natura, aurorale pura, una seconda, viziosa. Tanto più a fronte di questa situazione di degrado della produzione letteraria, denunciata anche in altri pezzi, della Corte ribadisce il suo interesse per forme diverse, rivendica ancora la dignità della paraletteratura, in particolare dei polizieschi, ricorda con orgoglio i suoi scritti sulla fantascienza e sui fumetti, così vede materializzarsi, mentre è al ristorante, personaggi come Flash Gordon, Mandrake, agente segreto X9, che passano a salutarlo, grati che sia stato il primo ad occuparsi di loro. Numerosissimi anche riferimenti al cinema. Da un lato sono ricordati film, attori, registi. Dall'altro, molti pezzi, soprattutto quelli che hanno la forma del racconto, rivelano una forte carica di visività e si propongono quasi come altrettanti plot cinematografici. Anche se necessariamente per sommi capi, spero che la rapidissima carrellata attraverso una sola delle rubriche tenute della Corte possa aver dato un'idea dell'opportunità di ricostruire in tutta la sua ampiezza e articolazione questa produzione per completare il ritratto a tutto tondo di uno scrittore tanto ricco e versatile. Grazie. Bene, chiudiamo prima dell'intervento conclusivo di Sanata Miozzo e Paolo della Corte, tornando agli archivi da cui siamo partiti, visto che la relazione di Monica Giacchino si concentra intorno ad alcuni epistolari del fondo della Corte. Prego. Grazie. Allora, il fondo della Corte, depositato per volontà del figlio Paolo presso l'archivio Carte del Contemporaneo del CISVE e affidato alle cure di Silvana Tamiozzo Goldman, conserva nella sezione corrispondenza una sorprendente quantità di documenti, riordinati e catalogati grazie al paziente lavoro, ormai giunto alle fasi conclusive, di Silvio Uroda e Veronica Gobbato. I corrispondenti identificati e schedati sono circa 450, per un totale di oltre un migliaio di documenti. Qualche nome in stretto ordine alfabetico: Alberto Arbasino, Luigi Baldacci, Elio Bartolini, Giuseppe Berto, Carlo Betocchi, Enzo Biagi, Piero Bigongiari, Italo Calvino, Caproni, Crepax, Ennio Flaiano, Franco Loi, Lorenzo Mondo, Aldo Palazzeschi, Geno Pampaloni, Alcide Paolini, Ugo Pratt, Giovanni Raboni, Vanni Scheiwiller, Vittorio Sereni, Carlo Sgorlon, Leonardo Sinisgalli, Sergio Solmi, Diego Valeri. Una menzione a parte meritano per consistenza, per il prestigio dei corrispondenti e per il rapporto di confidenza, i carteggi più volte oggi nominati con Federico Fellini e Andrea Zanzotto. Uno sguardo d'insieme restituisce ovviamente una casistica variegata. Manipoli anche molto esigui di lettere, vicine per cronologia o anche disseminate in tempi lunghi, pezzi unici, ma solitamente di grande rilevanza, corrispondenze più articolate e durature. Denominatore comune è l'appartenenza di ciascuna di esse ad un contesto più ampio, che il passare del tempo e il volgere delle cose hanno inevitabilmente provveduto a selezionare e sfoltire. Sono frammenti di un discorso a più voci, più flebile quella di Della Corte, che di rado conservava minute o copie, che si distribuiscono nell'arco di oltre un quarantennio, con poche eccezioni, dalla fine degli anni 50 al 2000. Poche le lettere familiari, ancor più rare quelle che testimoniano sodalizi esterni all'ambito professionale. La corrispondenza Della Corte racconta 40 anni di rapporti di lavoro o di lavoro ed amicizia insieme. Restituisce, quali tessere di un mosaico, una fitta rete di relazioni
intrattenuti con esponenti spesso di primo piano della vita intellettuale italiana e non solo italiana, e ha il duplice esito di essere biografia individuale e insieme collettiva. Testimonia l'attività sorprendentemente intensa di Della Corte, poeta, narratore, giornalista, critico letterario e di costume, e automaticamente delinea uno spaccato della storia culturale del secondo Novecento. Per caso o per destino, questo corpus epistolare, franto, spezzato, ma nel contempo ampio, articolato e ricco di fili che si interrompono per riprendere anche a distanza di anni e per incrociarsi in un tessuto di trame sotterranee, assomiglia a quanto di sé diceva Della Corte scrittore. Così in un'intervista rilasciata a Riccardo Calimani in merito agli ingredienti della propria narrativa. Cito: «Li agito, li mescolo, ne dovrebbe uscire una realtà parzialmente anche altrui, parzialmente soltanto mia, ma anche così in grado di essere condivisa sia da chi è passato per quei luoghi, sia da chi se li ritrova davanti per la prima volta». E ancora questo corpus epistolare, fatto di dettagli e insieme dallo svolgersi di tante storie diverse che si intersecano, assomiglia a ciò che Federico Fellini, in pubblico e in privato, più apprezzava della narrativa di Della Corte, ossia la capacità di cogliere nel labirinto dell'esistere dettagli e sfumature e nel contempo di passare dal particolare a una visione generale. In una lettera più volte oggi citata, gli scriveva con l'inevitabile sguardo del cineasta che distingue tra primi piani e campi lunghi, gli scriveva di essere stato conquistato, cito, dalla capacità straordinaria di mettere a fuoco i dettagli e le sfumature labirintiche di un'emozione e nella stessa pagina il talento del grande scrittore che riassume in poche righe situazioni ed episodi complessi. Questo modo di avvicinarti minuziosamente al particolare e di indietreggiare abbracciando con un colpo d'occhio lo svolgersi di più storie. Parole queste che torneranno 2 anni dopo nel risvolto di copertina, come si sa, di Il diavolo suppongo, firmato appunto da Fellini. Nel leggere anche in maniera cursoria la corrispondenza Della Corte, scorrono attraverso le tante voci di altri gli avvenimenti di una vita. Gli inizi impervi, come di consueto, per chi vuol fare della scrittura un mestiere, il lavoro nella redazione di riviste nuove, quali La Situazione e questo e altro, i premi letterari con i relativi dietro le quinte, i rapporti spesso non facili con editori e case editrici, gli anni milanesi e la rete di conoscenze e di amicizie, il ritorno a Venezia, l'intensa attività giornalistica e critica esercitata a largo raggio. L'annata 1959 restituisce i frammenti di una ricerca a tappeto di collaborazioni giornalistiche, con il consueto corredo di dinieghi più o meno garbati, di rifiuti con annesso incoraggiamento, ma anche di consensi. Della Corte, che nel frattempo aveva lasciato l'impiego in banca e anche il deludente incarico di assistente commerciale presso la tipografia veronese della Mondadori, si rivolge a numerose testate. Propone corrispondenze, invia articoli, poesie, racconti con alterne fortune. Un non reciso, spesso con restituzione al mittente dei dattiloscritti e con formule canoniche quali le faremo sapere, la terremo presente, arriva dal Tempo, dall'Illustrazione Italiana, a firma Gaetano Tumiati, dal genovese Il Lavoro Nuovo. Tra le collaborazioni più ambite c'era probabilmente quella al Mondo. Il 26 giugno 59 la storica segretaria di redazione, Nina Ruffini, risponde per conto di Pannunzio. Il direttore ha letto il racconto intitolato Il meccanico, l'ha trovato, cito, molto buono ma un po' troppo bozzettistico e descrittivo. Nina Ruffini prega Della Corte di non aversene a male e spiega come la linea della rivista preveda per tutti i pezzi pubblicati, anche i più apparentemente letterari, la presenza, cito, di un motivo morale che li giustifichi. Il suggerimento venne evidentemente accolto, sia a breve distanza e in più di un'occasione Della Corte ebbe modo di pubblicare sul Mondo. Con immediato favore, invece, il quotidiano socialista Libera Stampa, che si pubblicava a Lugano, accoglie l'offerta di collaborazione. In data 1 agosto 1959, il suo trentennale direttore, Silvano Ballinari, si premura però di precisare che il giornale naviga in cattive acque. Insomma, non c'è un soldo per corrispondenze esterne. «Disponiamo di pochi mezzi finanziari», scrive,
e quello che ci viene offerto per le nostre colonne è sempre frutto di una dedizione spontanea per il partito e di simpatie per le idee che diffondiamo. Lei si sente ancora di mandarci a tale condizione i suoi scritti, solo per la gloria di vederseli pubblicati? Noi speriamo di sì. Quasi timidamente aggiunge che sarebbe gradito qualche saggio per sapere, per conoscere il suo modo di esprimersi. E conclude rassicurando che almeno le spese postali verranno rimborsate. A meno di un mese di distanza, dopo che il giornale aveva evidentemente accettato alcuni pezzi di Della Corte in merito al Festival del Cinema Veneziano, Ballinari esprime il proprio apprezzamento. «Caro Della Corte», scrive, «non cambi registro, quell'usato è intonato». E con un apprezzabile candore aggiunge, «Dica un po', è lei il caro Della Corte di Cronaca del Gelo, la rissa cristiana? Se sì, abbiamo ragioni di ulteriori complimenti». Più irto di ostacoli, ma forse anche meno ambito, è il rapporto con Novella, rivista di narrativa, moda e attualità femminile, dell'allora gruppo Rizzoli. Il fondo Della Corte conserva 4 lettere a firma Giorgio Scerbanenko, datate dal luglio al novembre 59, in risposta ad altrettanti invii di racconti che mai sembrano soddisfare il destinatario. Dapprima Scerbanenko trattiene una novella dal titolo «Quel treno che va a rivolta». Ne apprezza lo stile, cito, «di un verismo delicato, sensibile e romantico», ma ne giudica troppo esile la trama. Suggerisce tuttavia di fargli avere altri testi, cito, «con più fatti abilmente intrecciati». Anche il secondo tentativo non va a buon fine. Il racconto è ancora troppo, cito, «simile a un bozzetto», per quanto migliore del precedente. Continuando su questa strada, scrive Scerbanenko, raccontando più fatti e descrivendo meno, potrà presto fare qualcosa per noi. Le 2 lettere successive portano invece 2 rifiuti. Mi spiace, ma il racconto non è adatto. Se vuole, può riprovare con un altro. E infine un secco, siamo spiacenti, il manoscritto non è idoneo alla pubblicazione sui nostri giornali, che non prevede prove d'appello. Sul fronte dell'attività poetica è interessante una lettera di Piero Bigongiari, cui Della Corte, già autore di 4 plaquette, aveva inviato alcune liriche con la speranza di una pubblicazione su Paragone. Le parole di Bigongiari sono significative per più aspetti, per le icastiche osservazioni in merito ai versi di Della Corte, per gli accenni alle vicende interne della rivista e ai dissapori che di fatto portarono ad un cambio della guardia nel comitato di redazione dei fascicoli letterari, in origine composto da Anna Banti, Attilio Bertolucci, Bigongiari stesso e Gadda. Bigongiari dunque risponde il 5 giugno 61 con toni che ne lasciano trasparire l'indole certo non mite, ma che testimoniano anche di come già conoscesse la raccolta dal titolo montagliano La rissa cristiana, uscita 2 anni prima con prefazione di Zanzotto. Bigongiari ha letto le poesie inviategli, che non gli sono affatto dispiaciute. Anzi, rispetto ai versi della rissa cristiana, scrive, vi ha rinvenuto una presa tentata più a fondo, un chiudersi delle viti nelle matreviti più aspro, meno dolce. Ma mette in guardia l'autore da certi rigurgiti, vieti e vietati, e tra parentesi tonde annota, attento ai risorgenti ciprezzetti carducciani. Quanto alla pubblicazione su Paragone, non se ne parla. E certo non per demerito di Della Corte. Con accenti ancora risentiti e con una stoccata finale ad Anna Banti, spiega che da oltre un anno non fa più parte della redazione, né intende aver più nulla a che fare con tale periodico. Non gli è pertanto possibile proporre, cito, alcunché alla Banti, unica dama di palazzo. Qualche mese prima, nel febbraio 1960, era toccato a Italo Calvino esprimere un parere e pronunciarsi sulla proposta di pubblicare presso Einaudi il volumetto Mistificazione, scritto a 4 mani da Della Corte e Alcide Paolini. L'idea è buona, secondo Calvino, ma i 2 autori, già in contatto con altro editore, hanno troppa fretta. In ogni caso, il testo, per quanto interessante e divertente, non troverebbe adeguata collocazione nelle collane einaudiane. Difatti il libro uscì nel 61 presso Sugar. La copertina dà conto per esteso dei contenuti. Mistificazione, saggio di Carlo Della Corte e Alcide Paolini, su lettere, poesie, suppliche, brani di romanzi, racconti di tutti gli aspiranti scrittori. Un'antologia del sottobosco letterario, uno sconcertante panorama dell'incultura.
Al di là degli aspetti accattivanti, il lavoro di Della Corte Paolini intendeva porsi come una sorta di indagine aspramente critica, corredata da ampia documentazione, della società contemporanea e della cultura o incultura che produce. Quasi a risarcimento di quel rifiuto, tra la corrispondenza della Corte è conservata un'altra lettera di Calvino, del luglio 63. Questa volta si tratta di un ringraziamento particolarmente convinto per la recensione al suo ultimo libro, ossia La giornata di uno scrutatore. Testo, come noto, sofferto e travagliato. A più riprese Calvino esprime la propria soddisfazione e gratitudine. Scrive di essersi sentito letto nel modo giusto, cosa che per quel libro gli è accaduta di rado. E vale la pena di sottolineare che La giornata di uno scrutatore era stato recensito tra gli altri da Piovene, Mario Soldati, Gian Siro Ferrata, Angelo Guglielmi. Nel motivare la propria soddisfazione, Calvino offre automaticamente preziosi spunti di autoesegesi. A differenza di tanti altri critici, Della Corte ha capito come il racconto di quella giornata elettorale passata dallo scrutatore Amerigo Ormea tra la disgraziata umanità del Cottolengo torinese non volesse, nelle intenzioni d'autore, banalmente testimoniare una crisi ideologica e politica, quanto piuttosto, cito, testimoniare l'allargamento e trasformazione, si intende, del raggio della politicizzazione. Inoltre Della Corte ha colto la centralità del personaggio di Lia, ossia la questione privata che a tratti filtra nel tessuto narrativo di quella difficile giornata. La storia d'amore e l'annuncio del figlio che verrà. Le parole di Calvino sembrano insomma anticipare ciò che di lì a poco scriverà nella prefazione all'edizione 1964 del Sentiero dei Nidi di Ragno, riconoscendo in una questione privata di Fenoglio il romanzo sulla resistenza che lui stesso, come molti altri, avrebbe voluto scrivere. La recensione di Della Corte a Calvino era comparsa su questo e altro, periodico trimestrale edito a Milano sotto la direzione di Vittorio Sereni, Niccolò Gallo, Geno Pampaloni, Dante Isella. Rivista dalla vita breve, 8 numeri dal luglio 62 al giugno 64, ma capace di inserirsi a pieno titolo per l'ampia gamma e il prestigio delle collaborazioni nel dibattito e nelle polemiche culturali di quei primi anni 60. È un vero mare magnum di impegno enorme, scriveva Zanzotto, a commento del primo fascicolo, in una lettera a Vittorio Sereni. Nonostante la cadenza trimestrale, sarebbe stata impresa ardua, continuava Zanzotto, tenere un ritmo così pieno e a livello tanto alto. In questo solo numero c'è una tale quantità di spunti e di temi da avviare ad anni di discussioni. E nello scorrere l'indice di quel primo fascicolo non si può dargli torto. Della Corte fu per un certo periodo segretario di redazione e tra la corrispondenza numerose sono pertanto le testimonianze relative alla storia della rivista. Lettere dirette a Della Corte stesso oppure indirizzate a Sereni o agli altri responsabili del periodico o scambi tra i medesimi. Tra emittenti esterni, autori di collaborazioni più o meno frequenti, oltre al già citato Zanzotto, Francesco Leonetti, Angelo Romanò che in seguito venne associato alla direzione, Paolo Volponi, Giovanni Raboni che entrò nella redazione, scrittori e letterati d'Oltralpe. Figure queste particolarmente ambite per la vocazione internazionale della rivista. E ancora un indignato Luciano Anceschi che, letto il primo numero della rivista ancora fresco di stampa, scrive immediatamente a Sereni tutta la propria riprovazione per l'articolo I vari orizzonti della critica in cui Gian Siro Ferrata aveva preso di mira Anceschi stesso e il Verri. Può essere interessante in questa cursoria rassegna dar conto almeno di una lunga lettera di Vittorio Sereni a Della Corte del maggio 62, quando ormai era imminente l'uscita del primo numero e in fase di preparazione il fascicolo del secondo. Sereni si rivolge a Della Corte con il lei, ma con l'affettuoso appellativo di carissimo Ostrega. Scrive da Barcellona, dove si è recato in occasione di un convegno sull'editoria. Ha sottomano materiali e progetti per la rivista. Discute punto per punto, dà indicazioni precise, suggerimenti, approva o solleva obiezioni. Buoni, per esempio, i contributi di Della Corte stesso, che uscirà con titolo Fantascienza e Fantacritica,
e di Raboni su Clemente Rebora. Meno convincente invece il pezzo di Pampaloni sul memoriale di Volponi. Certo, scrive Sereni, acuto e anche commosso, ma, continua, che ha il difetto di aver frainteso alcune riflessioni di Sereni stesso sul rapporto tra industria e letteratura, espresse nell'articolo Ipotesi e precetti, destinato a comparire su quello stesso numero. Sarà pertanto necessario avvertire di ciò Pampaloni e trovare tempo per discuterne. Sereni riferisce anche di un incontro, in quel di Barcellona, con Calvino, reduce da un premio letterario, e dove, scrive, sono successe cose da matti al premio letterario, senza fornirci ulteriori informazioni sulla natura di quelle follie. Sereni ha comunque colto l'occasione per tentare di coinvolgere Calvino in un progetto che ha in mente per il secondo fascicolo. Scrive Sereni, Calvino ha detto che di massima ci sta, ma prima di dirlo ha offerto quella ventina di pagine autobiografiche e naturalmente non ho potuto declinare l'offerta. Credo proprio che a questo punto convenga inserirle nel numero uno, se Calvino le spedirà a lei subito, secondo le mie indicazioni. Calvino inviò in tempo quella ventina di pagine e sul primo numero della rivista uscì il racconto autobiografico La strada di San Giovanni, un commosso omaggio alla memoria del padre. E ancora Sereni comunica della corte un'altra novità barcellonese. In quel medesimo incontro Calvino di sfuggita gli ha accennato al progetto di Vittorini e Mascolo di fondare una rivista internazionale trimestrale e commenta «Uscirà tra 6 o 7 mesi, ma neanche a farlo apposta ha tutta l'aria di assomigliare nella formula alla nostra, cosa abbastanza seccante, ne riparleremo». La rivista internazionale che impensieriva Sereni di fatto non uscì. Il riferimento è infatti al progetto del periodico Gulliver che dopo un lungo travaglio preparatorio non andò in porto. I materiali già approntati, preceduti da una prefazione di Vittorini e corredati da un lungo intervento esplicativo di Leonetti, vennero raccolti nel 64 nel settimo fascicolo del Menabò, che porta appunto il doppio titolo di Menabò-Gulliver. Il lavoro a questo e altro coincide per Della Corte con il periodo milanese. A Milano si era trasferito nel 60 e ci sarebbe rimasto fino al 68. Lavora alla Mondadori prima, poi presso Rizzoli. Sono anni ovviamente importanti sul piano umano e intellettuale, per le esperienze professionali, per quella rete di conoscenze e di amicizie che la corrispondenza ben testimonia. Anni talora anche mal sopportati e vivi assegnati dal desiderio di rientrare a Venezia. In una lunga affettuosa lettera, non datata ma per riferimenti interni posteriori al 1981, Franco Loi ricorda il giorno in cui Della Corte gli comunicò la decisione di lasciare Milano. Cito, «Non dimentico, amico mio, quell'ultima passeggiata intorno a Bianca di Savoia». In via Bianca di Savoia naturalmente c'era la sede della Mondadori. Quando decidesti di tornare a Venezia e non dimentico la tua onestà, l'ironia, la intensa capacità di amicizia. Di seguito Loi rievoca quegli anni che il passare del tempo e il confronto con il presente hanno collocato al posto giusto e reso più nitidi. Scrive, quello fu un periodo importante per tutti noi, una specie di grande palestra. Qualcosa ne ho scritto nell'Angel, ma ancora vorrei scriverne dare quell'atmosfera e onorare le persone, non solo i Vittorini, Sereni, Ferrata e perché no gli Arnoldo, ma anche gli Eliseo, il buon bolognese capo ufficio pubblicità, Antonio Raffo, le tante Anne Marie, un mondo. E conclude, noi non lo sopportavamo quel mondo, avevamo le interperanze e le spinte eversive dei trent'anni, per la nostra generazione adolescenziali, ma fu invece un tempo quasi arcadico, un'isola sociale felice. Un altro settore della corrispondenza della Corte, folto di presenze, riguarda ovviamente l'attività di critico letterario. Numerose le richieste di recensioni, vista la gamma e il prestigio delle testate cui aveva accesso. Tanti a cose avvenute i ringraziamenti che partecipano a delineare, come già aveva notato Calvino, un Della Corte lettore attento e acuto, capace di cogliere le istanze più profonde di un testo. Caproni, Giuseppe Berto, Zanzotto, Castellaneta, Sgorlon tra gli altri. Due esempi, nell'aprile del 70
Ennio Flaiano commenta la recensione a Il gioco e il massacro che lo ha, scrive, confortato molto per la giustezza e la profondità. Si rammarica di non poter scrivere più a lungo, degente in clinica gli è vietata troppa attività epistolare, ma ci tiene almeno a far sapere come l'articolo di Della Corte sia giunto, scrive, al momento propizio e quanto lo consideri utile, anche in qualche rilievo critico, per ciò che ha ancora in animo di fare. E conclude: non so dirle altro, solo ringraziarla e sperare di conoscerla e stringere la mano. Quello stesso anno uno stringatissimo arbasino invia su biglietto da visita un grazie sincero e così motivato per aver seguito le diverse trame nascoste. Si riferisce alla lunga recensione a Super Elio Gabalo, interpretato come romanzo a chiave, uscita sul Gazzettino nel gennaio 70, nella quale Della Corte aveva scritto, tra l'altro: del più dissoluto imperatore romano, Arbasino ci regala il ritratto di un giuggiolone con addosso addirittura una piccola orchestra di mamme, un quartetto che lo vezzeggiano. Attorno si agita una corte sconclusionata, i cortigiani del basso impero, gli stolidi sicari, i servi zelanti, i pretoriani ammosciati. Ma le indicazioni dell'epoca storica sono furbescamente mescolate con altre appartenenti alla nostra. Un'altra consistente famiglia di lettere riguarda il della corte poeta e narratore. I carteggi permettono di seguirne per sparsi frammenti le alterne vicende e di penetrare nell'officina della scrittura. Interlocutori privilegiati risultano Zanzotto, Fellini, Alcide Paolini, Luigi Baldacci, spesso con funzione di consiglieri, di primi lettori dei dattiloscritti, di depositari di progetti e speranze. A Fellini e Paolini, per esempio, Della Corte invia nell'83 il dattiloscritto di un romanzo intitolato Occhi di Prussia, che a distanza di quasi un decennio e massicciamente rimaneggiato, sarebbe diventato E muoio disperato, il terzo atto della trilogia veneziana. Fellini risponde: ciò che più gli è piaciuto è, cito, il fatto che sia soltanto un seguito di avvenimenti, che non ci sia un vero e proprio intreccio, un plot, come dicono i cinematografari. Sottolinea inoltre che forse il personaggio di Moretto, il protagonista, ti assomiglia un po' troppo per essere un calzolaio. Esorta Della Corte a superare le perplessità e a pubblicare il romanzo. La risposta di Paolini è una lunga lettera, divisa tra le impressioni di lettore puro e quelle di chi nell'editoria lavora. Reputa il romanzo, cito, leggibile, scorrevole, brillante, abile. I personaggi di Moretto e Leonia sono azzeccati. Passa in rassegna i diversi aspetti del testo, rileva pregi, l'intenzione satirica, la scrittura ironica, solleva perplessità, il finale poco convincente. Come lettore giudica il romanzo assolutamente pubblicabile, ma con sincero rammarico aggiunge che non sarà facile convincere le gerarchie mondadoriane. Ormai, scrive, si vendono soltanto i libri degli showman, risparmiami gli esempi che puoi mettere tu, mentre gli altri è come non andassero neanche in libreria. Il difficile impatto con le leggi del mercato editoriale è del resto un motivo di discussione ricorrente nel carteggio con Paolini, così come la complessità della scrittura di Della Corte e il conseguente carattere poco commerciale tornano anche in altre corrispondenze. Terminata la lettura di Grida dal Palazzo d'Inverno, per esempio, Carlo Castellaneta esprime tutta la propria ammirazione e aggiunge: «Ma quanti lo capiranno? Tu dici che me ne frega? È vero. Io non so mai essere così audace». Una segnalazione a sé merita il carteggio che non c'è, o meglio, che sopravvive in due soli originali, una trascrizione e alcune responsive, ossia quello con il vecchio Aldo Palazzeschi. È una corrispondenza sulla quale mi propongo di tornare in altra occasione, che lascia intravedere un sodalizio fatto di reciproca stima, di incontri frequenti durante i lunghi soggiorni veneziani di Palazzeschi, che, come si sa, in città aveva casa. E per concludere, è un carteggio che testimonia un aspetto del carattere Della Corte. Nel 69 confidava a Palazzeschi, suo mecenate, l'incapacità di darsi da fare per raccogliere suffragi intorno alla propria candidatura a qualsivoglia premio letterario.
A distanza di 20 anni, con grande difficoltà, chiedeva all'amico Fellini, cito, l'immane cortesia di qualche riga di presentazione per Il diavolo suppongo, in una lettera crivellata di ritrosie, ripensamenti, di formule quali, cito, dimmi di no e basta, oppure se mi dirai di no ti stracapiterò, ti stracapirò, ma non volermene, grazie. Bene, non gliene vorremo, così. Non gliene vorremo. Per chiudere questa giornata, che mi permetto a margine del mio ruolo di presidente della sessione, mi pare perfettamente riuscita, e di questo te ne dobbiamo essere grati, come in altre occasioni. No, pazienza. Grazie. Ecco, per giungere in conclusione, lasciamo la parola a Simona Tamiozzo e parola della Corte, che ci diranno garbatamente addio. Prego. Arrivederci magari. Senti, no, grazie. Una battuta prima di cominciare, mentre parlavi del caso Palazzeschi, Paolo Della Corte mi diceva, vedrai che te le trovo. Sì, le trovo. Allora, una raffinata ragnatela, Carlo Della Corte, tra letteratura e giornalismo nel secondo Novecento italiano. Eccoci alla fine di questa intensa giornata a cui tanti e tanti hanno cooperato, persino il padre di una delle due curatrici che ha restaurato il bellissimo filmato che vedete nella sala video della mostra documentaria. È chiaro che più che la mia voce, che sarà veramente breve, di brevissima durata, è chiaro che dobbiamo sentire la voce di Paolo Della Corte, a cui va davvero la gratitudine non solo del CISVE per aver donato le carte del padre, ma di tutti gli studiosi di ogni età che attraverso queste carte, ne abbiamo avuto io credo un'eccellente testimonianza nelle relazioni di oggi, davvero tutte così pensate, così preparate, così anche studiate dalle queste carte d'autore, che insomma tutti quanti gli siamo grati anche per i buoni frutti che questa donazione porterà, così come lo ha fatto per i nostri fondi precedenti, quante cose sono uscite dal fondo Calzavara, quante dal fondo Pasinetti, quante ne stanno uscendo anche sul fondo Pizzinato e naturalmente quante ne usciranno con le premesse alte di oggi da questo fondo bellissimo che tra l'altro l'ultima relazione ha anche fatto vedere nella questa vera ragnatela. Da parte mia affiderò agli atti alcune mie riflessioni su questa bellissima figura che oggi è emersa così bene nella sua complessità, nella sua forza, nella sua, secondo me, anche nel suo senso civile. Non c'è scritto di Della Corte, anche nelle battute, anche in tante cose in cui non manifesti anche questo suo profilo. Uno spirito, potremmo dirlo, uno spirito folletto che oggi sembra essere tornato davvero tra noi, ci sembra quasi di sentirlo qua, che attraversò la sua vita senza la pretesa di farsi notare, e questa è un'altra cosa veramente rara, senza narcisismi, trovatemene un altro così, che aveva operato in grandi case editrici, nei giornali, nelle televisioni, che era stato uno studioso, uno scrittore, un poeta, un poligrafo, come si autodefiniva, e che soprattutto era anche qualcuno che sapeva ascoltare. Vi dico solo una cosa, nel fascicolo dei quaderni del Lombardo Veneto, che raccoglie tante testimonianze all'indomani della morte dello scrittore, mi ha colpito in particolare una, quella di Lino Tofolo, il quale raccontava questo suo ultimo incontro con Carlo Della Corte, che lo fermava, lui stava andando al Festival del Cinema e dall'altro lato della strada al Lido lo fermò con questa battuta, ma cosa corri? Credi che correndo arrivi a capire prima? Allora, voglio dire, questo però era questo desiderio di essere anche lui, come dire, di volontà di ascolto degli altri e forse, magari anche qualche volta, di essere ascoltato pure lui. Ebbene, abbiamo visto anche oggi come questa personalità alta, secondo me, nella sua, diciamo, complessità, si era infilato nella vita, scegliendo ogni volta davvero i cunicoli più
inosservati, anche quando era nelle grosse case editrici, anche quando chiunque sarebbe stato, avrebbe messo pochissimo a mettersi in mostra. Ha tessuto di questa ragnatela i fili meno appariscenti, della grande ragnatela. Era un essere naturaliter originale, era lui, toccato dalla grazia, da una grazia inconfondibile, aveva creato una sua ragnatela dentro la grande ragnatela. Adesso l'abbiamo ritrovato tutti insieme e naturalmente l'impegno di tutti, io credo, sia quello di non perderlo più. Venezia deve impegnarsi anche a ripensare a questa grande figura, a questo suo figlio, la cui luce non è mai stata una luce fredda. E a questo punto la vera conclusione, con tutta la gratitudine personale, e credo di interpretare proprio quella del direttore, di tutto lo staff del CISVE, dallo stagista appena arrivato al nostro bibliotecario che è sempre presente anche con consigli e brontolamenti, il dottor Diano, a tutti quanti, la gratitudine a Paolo Della Corte, a cui do subito la parola. Grazie. Concludo io questa giornata per me meravigliosa, emozionante, proprio incredibile, ringraziandovi per essere venuti qui a ricordare mio padre, sia come pubblico che come relatori. Passati 12 anni dalla sua morte, finalmente sono riuscito a realizzare qualcosa che lo ricordasse, consegnando tutto il carteggio che tenevo inutilizzato in disordine a casa, senza poterlo io stesso leggere né darne questa opportunità ad altri. Ora invece questo possibile grazie al CISVE, a Silvana e alle sue collaboratrici Silvia e Veronica, che tanto hanno lavorato e che non chiamo con il loro titolo e cognome, perché oramai stanno riuscendo a conoscere così profondamente mio padre, catalogando e studiando carteggi e scartafacci delle opere, che le penso e considero suoi amici di lunga data e quindi anche miei, di famiglia, un po' come le parentele inventate di Pier Maria Pasinetti. Gli interventi di questa giornata hanno messo in luce Della Corte giornalista, scrittore, fumettista, amante del cinema, onnivoro e poligrafo, come si definisce lui stesso nel documentario che si può vedere nelle sale dell'Istituto Veneto qua vicino. Io invece sono molto tentato di farvi sorridere, parlandovi proprio da figlio di un Della Corte che oltre a vivere amava soprattutto giocare. E oggi non posso iniziare questo breve intervento senza citare Pablo Neruda, quando scrive: «Nella mia casa ho raccolto giocattoli piccoli e grandi, senza i quali non potrei vivere. Il bimbo che non gioca non è un bimbo, però l'uomo che non gioca ha perso per sempre il bimbo che vive in lui e che gli mancherà molto. Anche la mia casa l'ho costruita come un giocattolo e ci gioco dalla mattina alla sera». In questo passaggio fondamentale del suo bellissimo libro di memoria, Confesso che ho vissuto, io da sempre mi ci riconosco e riconosco mio padre prima di me, dal quale ho imparato quanto importante è bello non perdere il senso e il piacere del gioco, sempre nonostante tutto. Lui era così, rustico, schivo, staccava il telefono per non farsi trovare. Era sofferente, ma allo stesso tempo scherzoso nei confronti della vita. Comprava di tutto, ogni giorno entrava qualche novità a casa, cercava di spacciarle come oggetti di lavoro, le usava un po' per poi, come un bambino stufo, buttarsi in qualsiasi altra novità. Non conosco nessuno oltre a lui che si sia comprato gli occhiali a raggi X, che negli anni 70 erano pubblicizzati su molti giornali, ti facevano credere di poter vedere sotto i vestiti delle ragazze. Ma lui invece no, voleva essere James Bond. E questo devo dire che mi ha segnato molto, mi ha fatto crescere con un approccio della vita diverso, perché negli anni, con lui e dopo di lui, ho continuato anch'io a riunire piccoli e grandi giochi, senza i quali non potrei vivere. Ed assieme abbiamo giocato molto, in modo spontaneo, naturale, senza soffermarci in tal senso sul contrasto tra l'età adulta, la vita reale, il nostro spirito interiore, il nostro personale sentire. Era normale agire in certi modi e vedere le cose, anche quelle sulle quali è impensabile giocare, con un occhio a volte non grave. Il che non significa non rendersi conto del mondo intorno e della vita che passa e che a volte i giocattoli te li rompe, col suo fare bullo come un bambino cattivo della classe che ti ruba la merenda e ricreazione. E mi fa molto piacere che poco fa anche Alberto abbia parlato del suo lotto ludico e che, proprio per il fatto che ora tutto in ordine, l'archivio si può consultare facilmente, finalmente ho potuto trovare la bella recensione fatta da Andrea Zanzotto per il Corriere della Sera su Germana. Anche qui lui scrive: «La pagina Della Corte è in questo libro particolarmente scanzonata, ha un'andatura da vivace marcetta, fischiettata più che suonata da fanfare. E ora che tutti i carteggi sono accanti a quelli dell'amico Pizzinato, a Pasinetti, a Calzavara, mi piace pensare che sia un modo per far continuare quel loro rapporto di amicizia che era nato in vita e che era molto intenso sul piano epistolare».
Grazie a tutti. Veramente. Per chi non lo sapesse, comunque Paolo Della Corte è davvero un raffinatissimo fotografo. Chissà che non riusciamo a averlo qua in qualche mostra come fotografo, come seguito di questa giornata, una sua bella mostra all'Istituto Veneto non sarebbe male. Bene, dichiaro chiuso questo convegno e andate in pace. Buona serata.